Viviamo in un mondo politico. Buongiorno e scusate se vi ho interrotto per il caffè. Dunque, ieri giornata campale per il governo. Due ministri che vi vengono in mente, i nomi. Perché poi alla fine il ministro che ti viene in mente è quello che ti ha fatto quasi sorridere. Quindi, primo di tutti direi la Santanchè al turismo, no? Quindi... Perché dice quasi sorridere? Vabbè, fa sorridere la Santanchè al turismo, così almeno faremo l'aeroporto a Cortina. E poi vediamo un po', nuovo ministro alla cultura, che dici? Vediamo se ho sbagliato, Sant'Angelo, no? Sì? Allora, la cultura è Gennaro San Giuliano, ci è andato vicino? Sì, sì, no, vabbè, ma è sempre un bel santo, no? Quando parlo di politica non è che si arrabbia, perché si arrabbiano quasi tutti. Non è che entra e non esce. Allora, guardi qui, i nuovi ministri, ieri c'è stato il primo CDM, mi può dire il nome di almeno due ministri? Berlusconi non ci sta più, mi pare, che sta a mezz'ora d'ora. E dopo ci sta Ignazio, non ci sta Ignazio. Chi? Ignazio, la Rosso. Ma Ignazio è presidente del Senato, c'è anche un altro nome che vuole fare. Sant'Agè, è un po' trasformato. Che la bocca, c'è la recchia e recchia. Mi sta un po' di parte. So, vabbè, che il vice premier è Salvini, vabbè, Matteo Salvini. Poi l'altro vice premier, Tajani. Di questi ministri, quali riconosci? Va bene che ci sono i nomi. Salvini, poi vabbè, Carlo Nordio. Ecco, diciamo, qual è che ti ispira di più? Giorgetti, pensavo potesse essere un buon ministro per l'economia. Allora, il ministro del lavoro, Maria Elvira Calderone, e poi c'è Salvini alle infrastrutture, credo, che alla fine è vice premier. C'è la Bernini, credo, alla MIUR, l'università, e all'istruzione Giuseppe Valditara. E poi c'è la Santanchè al turismo. Pensavo si fosse ormai ritirata dalla vita politica, invece ce la ritroviamo ministro. Poi ci sta Elisabetta Cancellati, sì. Casellati? Casellati, come si chiama questi? Ti ho fatto vedere i nuovi ministri, se ne sta scappando, no? No, 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 c'ho fretta, ho un appuntamento. Lollo Brigida e Roccella. Come mai Lollo Brigida? Perché le ricorda l'attrice o perché c'è qualche altra cosa? Esattamente, mi ricorda l'attrice. Facciamo il gioco dell'indovino. Se le dico Andrea Bodi. Non lo conosco. Calderone. Non la conosco. Allora, faccio brutta figura perché qua no, perché... non conosco nessuno. Allora, Frattin e Tajani. Ma perché la maggior parte dei cittadini che ho intervistato ce l'ha un po' con la Santanchè, secondo lei? Non lo so, perché comunque secondo me non si è fatta amare a tal punto dal popolo, perché per un politico eccellente bisogna farsi amare dal popolo. Mi sai dire il nome di due ministri? Almeno due. No. Non c'è problema, allora la gente si è preoccupata per altre cose, non per questo. La bolletta in tasca proprio da andare a pagare adesso. Uno è la Santanchè. È buona. So che c'ha uno stabilimento balneare, lei è Briatore, mi pare, che paga 4 soldi. Noi ci lamentiamo quando andiamo a comprare una palma, che costa 1.800 euro all'anno, quelli che 15.000 euro ci mette 100 persone là dentro. Quindi vabbè, ma è al turismo, ministro al turismo. Mo manca 15.000 euro pagherà, quindi si apposta, perché la Meloni è stata molto intelligente, non ha promesso nulla. Perché sapevo di non promettere, di non poter promettere. Forse perché i politici promettono, però poi non mantengono. Quindi è stato molto intelligente, dice, non vi dico niente, per cui dopo qualsiasi cosa faccio. Sento una domanda, mi viene in mente, ma Berlusconi? Perché alla vecchiaia si rinsavisce e speriamo che pure lui lo faccia. Quindi lei dice si rinsavisce e se ne vada dalla politica. Esatto, bravo. L'ha detto lei, eh? Sì. Si vede duro. Sì. Perché la cacchia è arrivata qua, è arrivata. Che loro amministrano i soldi, ma noi non amministriamo niente. Siamo in un mondo politico, l'unico a portata di mano.